Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato al 2016 per parlarvi di quelli che secondo me sono i migliori giochi dell'anno appena trascorso. Un anno molto positivo se ci pensiamo, perché non abbiamo visto grandi flop, ad eccezione appunto di quelli che vi ho magari citato nel mio video dedicato. Un anno in cui abbiamo visto parecchia roba invece di grande qualità. Non ci sono magari stati quei giochi rivoluzionari, così come magari è capitato in passato, però di roba veramente meritevole ne abbiamo vista. Tanta. Tant'è che fare questa top 5 è stato incredibilmente difficile. Ho dovuto tirare fuori un sacco di roba che avrebbe meritato un posto qui. Tant'è che ho pensato appunto di fare nei prossimi giorni una top 5 dedicata a qualcos'altro che non vi anticipo. Però appunto una top 5 che secondo me racchiude un po' il meglio del meglio di questo 2016. Per quanto appunto sia stato doloroso tener fuori parecchia roba. E partiamo subito con un quinto posto che è a pari merito, perché ospita due DLC. Uno è il DLC Sopravvivenza di The Division, l'altro è il DLC Blood and Wine di The Witcher 3. Ho deciso di unire questo quinto posto per due giochi perché parliamo di DLC. Perché li ho messi insieme? Perché secondo me questi due DLC rappresentano tutto ciò che un DLC dovrebbe essere. Se parliamo di survival di The Division, questo DLC ha proposto qualcosa di veramente intenso. Al costo di 15 euro, che è un prezzo abbastanza alto, ma comunque onesto in relazione ai contenuti offerti, il DLC propone qualcosa che secondo me è sempre stato addirittura meglio di ciò che The Division offre nella sua esperienza di base. Per cui veramente tantissima roba, un DLC che racchiude e riesce a esaltare la natura, quella reale che dovrebbe avere The Division, un DLC che secondo me riesce a divertire veramente più di quanto non abbiano divertito tanti altri esponenti del genere venduti a prezzo pieno, per cui ecco il motivo un po' della mia scelta. E appunto a pari merito anche Blood and Wine. Blood and Wine è forse il miglior DLC che sia mai stato sviluppato in assoluto, perché vanta un rapporto qualità-prezzo secondo me inarrivabile. A un prezzo ridicolo ci hanno venduto un'esperienza che tanti hanno proposto a prezzo pieno, senza arrivare a quel livello di qualitativo che raggiunge Blood and Wine. È un prodotto completo, potrebbe essere tranquillamente venduto appunto a 60 euro e nessuno si lamenterebbe, nessuno si sarebbe accorto che si trattava di un DLC, perché ha tutto: una storia appassionante, tante attività secondarie, tecnicamente addirittura superiore alla sua avventura di base, anche dal punto di vista stilistico, perché propone degli scorci pazzeschi. È un DLC veramente che secondo me ha creato non pochi malumori in giro per il mondo, perché io se fossi uno sviluppatore intenzionato a creare un DLC ormai dovrei sempre confrontarmi con Blood and Wine. Chiunque deciderà da oggi in poi di sviluppare un DLC dovrà dire: cavolo, devo fare il raffronto, devo basarmi su quello che è il nuovo punto di riferimento per un rapporto qualità-prezzo di un DLC, ovvero Blood and Wine. E per questo CD Projekt merita la nostra gratitudine eterna, secondo me. Poi, insomma, ne parleremo. Al quarto posto, poi, ho deciso di mettere Forza Horizon 3. Perché? Forza Horizon 3 non è nulla di così rivoluzionario. È essenzialmente un more of the same di ciò che avevamo visto in precedenza, ma incredibilmente più bello. Cioè, Forza Horizon 3 ridefinisce il concetto di racing game mo moderno, perché ha tutto: un impatto visivo pazzesco, a prescindere dal fatto che si giochi in 4K o insomma tutte le varie cose che ci sono. Ha un gameplay di altissimo livello, ha un multiplayer ottimo, ha tutto ciò che un amante di macchine e motori potrebbe mai desiderare da un videogioco, e lo propone in un'ambientazione tanto vasta quanto varia, per cui veramente è il racing game definitivo. E anche qui tutti coloro che decideranno di sviluppare un racing game in futuro dovranno fare i conti con il ricordo del pubblico di Forza Horizon 3, perché adesso non basterà più attestarsi sulla mediocrità, dovranno fare qualcosa di meglio, e sarà possibile entro breve? Non credo. Detto ciò, andiamo sul podio in cui troviamo Final Fantasy XV. Decisione inevitabile, per come la vedo io, perché sì, ok, se ne è parlato tanto, le polemiche, il gioco, anche lì, gli altarini su Final Fantasy XV, a me non interessa, sinceramente, perché? Perché Final Fantasy XV non è il Final Fantasy che magari gli appassionati speravano di trovare, ma è sicuramente il primo vero JRPG moderno, perché riesce a essere fedele in qualche modo alla tradizione
dei giochi di ruolo all'orientale, ma al tempo stesso proponendo qualcosa di moderno. Riesce al tempo stesso a essere fedele alle atmosfere di un tempo dei giochi di ruolo all'orientale, ma proponendo anche qualcosa di molto moderno come dinamiche e meccaniche. Insomma, è un gioco che unisce passato, presente e chissà anche un po' di futuro in un'esperienza che, per quanto magari poco entusiasmante sotto il profilo narrativo, riesce comunque a soddisfare sotto ogni possibile punto di vista. Ripeto, non è un gioco perfetto perché appunto ha una trama che secondo me poteva essere rivista, ha un combat system che a tratti risulta un pochino troppo caotico, però è un gioco pazzesco dal punto di vista del coinvolgimento, dal punto di vista della ricchezza del mondo di gioco, dal punto di vista del numero delle attività secondarie, della varietà delle esperienze proposte all'interno, perché è un gioco che racchiude tanti altri giochi al suo. Insomma, è pazzescamente ricco e interminabile, ricco di sfaccettature. Sì, c'hai personaggi stereotipati, sì, quelli lì sono classici cliché, tutto quello che volete, ma non si può discutere sul fatto che sia un prodotto veramente di altissimo, altissimo valore. Per cui credo che il podio lo meritasse, insomma, a occhi chiusi. Al secondo posto poi ho deciso di mettere Inside. Allora, Inside è uno dei giochi più chiacchierati di questo 2016, perché è un indie e solitamente gli indie non vengono così proclamati vincitori di niente se non delle loro categorie di nicchia. Gli indie vengono guardati un po' con sufficienza dal grande pubblico, dall'industria, dalle grandi aziende, perché sembra quasi che siano videogiochi di serie B, quando in realtà Inside ha dimostrato che gli indie possono essere molto di più. Gli indie possono forse avvicinarsi al concetto di arte come neanche i videogiochi AAA sanno fare, e Inside ne è un perfetto esempio, perché Inside è un gioco che personalmente ci ho messo un po' a digerirlo, ci ho messo un po' a elaborarlo, ci ho messo un po' anche a capirlo, se vogliamo, perché inizialmente, se avete visto il mio let's play all'epoca, arrivato al finale ero arrabbiato per certi versi, ero deluso, ero un po' frustrato, un po' perché non l'avevo capito. Però io quello che dico sempre, e appunto se mi seguite lo sapete, quello che secondo me rende bello un videogioco, rende un videogioco meritevole dei miei soldi, meritevole della mia attenzione, è il fatto che quel videogioco sappia restarmi dentro, quel videogioco sappia essere ricordato negli anni. Inside ci è riuscito e ci riuscirà per chissà quanto altro tempo a venire, perché tocca le corde più intime della psiche di un videogiocatore, come solo certi sviluppatori sanno fare. È un gioco che non lascia nulla al caso, è un gioco che vanta una ricercatezza stilistica, concettuale, narrativa unica, e lo fa senza proferire neanche una parola. Cioè, è tutto un qualcosa di suggerito, è un gioco che riesce a farti riflettere su tanti temi importanti della nostra vita, sociali e non. È un gioco che riesce a farti pensare tanto a ciò che realmente stai vedendo, perché appunto le teorie su questa avventura si sprecano online tuttora, quindi anche in questo caso chapeau ai ragazzi di Playdead. È un gioco che veramente raggiunge l'eccellenza senza neanche rendersene conto, poi in quasi tutto ciò che fa. Estetica, concept, struttura, narrazione, è quasi la perfezione, se vogliamo, per certi aspetti. Il lato negativo, appunto, è che è un'avventura breve, un'avventura che si esaurisce rapidamente, per cui magari si vorrebbe vederne di più, ma poi riflettendoci ti rendi conto che quella è la durata perfetta, perché se durasse di più, la sua bellezza potrebbe in qualche modo essere sporcata dalla noia dovuta alla ripetitività di dover ripetere qualcosa di già fatto. Per cui è un prodotto curato giusto che ho deciso di mettere al secondo posto solamente perché al primo posto ho voluto premiare un lungo percorso, personalmente, che è quello fatto da Naughty Dog con Uncharted 4, primo top 5 vincitore dell'anno, GOTY per quanto mi riguarda. Perché? Naughty Dog è una delle poche compagnie al mondo che è riuscita a rimanere fedele a se stessa, non si è mai sporcata, non si è mai dovuta. Non è mai dovuta scendere a compromessi, diciamo
Naughty Dog, se ci fate caso, al di là appunto del fatto dell'integrazione del multiplayer in Uncharted, che non c'entra una mazza, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro che l'hanno fatto, che è una forzatura di un concept, però al di là di questo, Uncharted è rimasto Uncharted attraverso 4 videogiochi, attraverso 2 epoche videoludiche, e è riuscito a confermarsi quel capolavoro che abbiamo scoperto ai tempi su PS3, anche su PS4, e l'ha fatto con la solita, con le sue solite grandi qualità. Tanti dicono che Uncharted è un gioco vecchio, Uncharted 4, non lo è, Uncharted è un gioco, punto, Uncharted è un capolavoro, punto, perché ha tutto ciò che qualcuno potrebbe chiedere a un videogioco, ha una bella narrazione, una bella storia, personaggi carismatici, un cast di personaggi carismatici sia per quanto riguarda i buoni che i cattivi, ha una grandissima ambientazione, ha una buona varietà di situazioni, ha tutto, diverte, appassiona, commuove, fa riflettere, è come un buon film, cioè ti suscita emozioni contrastanti nell'arco di una singola esperienza, ed è secondo me quello che un videogioco dovrebbe saper fare: emozionarti, farti riflettere, lasciarti qualcosa dentro. Uncharted 4 lo fa perché ti chiude il cerchio su tante cose che ti hanno accompagnato nel corso degli anni, e lo fa con la solita qualità, con la solita raffinatezza, senza nessun tipo di eccesso, senza dover ricorrere a violenza gratuita, senza dover ricorrere a un linguaggio eccessivo, lo fa con classe. Ecco, io con questa top 5 voglio premiare quest'anno la classe. La classe, l'onestà intellettuale, il talento cristallino che Naughty Dog ha espresso con Uncharted 4, perché a me poi fa sorridere che adesso, all'epoca appunto di Game Awards, si sia criticato tanto Uncharted 4, perché bene o male è sempre la stessa cosa, hanno detto. È un more of the same di Uncharted 3. E poi quelle stesse persone che appunto hanno criticato così tanto Uncharted 4 per giustificare la vittoria di Overwatch si sono ritrovate con le mutande bagnate all'annuncio di The Last of Us Part 2, che sarà essenzialmente quello che è stato Uncharted 4 rispetto ad Uncharted 3, uno straordinario more of the same che meriterà gli elogi di tutto il mondo e che tanti criticheranno quando troveranno qualcosa di un po' più di moda, un po' più popolare da poter elogiare. Detto ciò, ragazzi, io direi che possiamo chiudere qua, mi sono dilungato in discorsi che anche avevano poco a che fare con questa top 5, mi lascio un po' prendere quando si parla di certe cose, per cui niente, a questo punto vi invito a farmi sapere però cosa ne pensate. Voi, cosa ne pensate della mia top 5 e qual è la vostra, ovviamente. Per cui, ragazzi, niente, io aspetto di sapere cosa ne pensate, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.